E ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video Urbex. Oggi video speciale, infatti come vedete si parte da casa perché stanno per venire a trovarmi due ospiti. Il gatto qua miagola. Due ospiti molto molto speciali. Infatti oggi faremo una notturna e se non sbaglio questa è la prima notturna sul canale. Quindi preparatevi al paranormale, ai rumori strani. Febbre, influenza, però ormai ci siamo messi d'accordo, quindi oggi si fa lo stesso. Sono pure spettinato, ce l'abbiamo tutto addosso. E anche tu? Tu sei paranormale? Un pochino. E prima di iniziare, come sempre, mi raccomando, iscrivetevi al canale, che magari arriviamo a 10.000 iscritti entro fine anno. Iscrivetevi, che un sacco di voi guardano i video, ma non sono iscritti. Fatelo per il mio gattino. Iscrivetevi al canale, fatelo per me. Ditelo, fatelo per me. Allora, sono arrivati gli ospiti di questo video. Prima di iniziare vi spiego brevemente, diciamo, la storia che ha portato a ciò. In questo posto succedono spesso cose strane. Ho sentito parecchie volte rumori e voci, non so come chiamarlo, un po' come a Villa del Manga, rumori molto strani. E allora ho conosciuto queste persone su YouTube che si occupano di paranormale e gli ho detto: venite con me in questo luogo e cerchiamo di capire se c'è effettivamente qualcosa oppure no. E quindi ecco qua gli ospiti del giorno. Presentatevi. Devi fare il pirla. Ciao, sono Lorenz di Scarebugs e lui è Jack, sempre di Scarebugs. Ciao, grazie Teo che ci hai chiamato. Oggi andremo a scoprire se effettivamente qua dentro succede qualcosa oppure no. Faremo il possibile per scoprirlo. Figata. Allora, in breve, io però voglio capire una cosa, raga. Cioè, questo posto che ci stai portando, in brevissimo, qual è la sua storia? Era una RSA, Cos'è? era una Un'RSA? RSA ed è stato anche ristorante. Ok. Sono passate di lì tanti anziani, tante persone e anche delle figure religiose. Ah. E poi è fallito qualche anno fa e da quel momento è rimasto tutto lì fermo. Ok. Quindi sostanzialmente RSA e ristorante. Beh, figo come combinazione, cioè anche inaspettata se vuoi. Quindi presumibilmente questo posto è fallito, quindi ci saranno stati degli ultimi pazienti, cioè probabilmente qualcuno Sì. c'è morto lì E che dentro. erano oltretutto anziani, quindi probabilmente ha mandato via anche gente anziana, persone anziane, non si sa che fine hanno Ma fatto. questo posto è stato mai poi frequentato da, per esempio, a noi è capitato spesso che luoghi che anche apparentemente non avevano niente a che fare con il paranormale, con la frequentazione di satanisti, sette, gruppi, eccetera, hanno vandalizzato, fatto Sì, cose. dice di sì. Infatti, ogni volta che l'ho frequentato ho visto cose diverse e abbastanza sataniche, chiamiamolo così. Vediamo com'è la situazione. La cosa sembra interessante perché ci sono, diciamo, tutti gli elementi in questione. Vediamo cosa succede. Sappi che non è detto che andiamo e capiamo che cosa succede, che cosa ci sia dietro. A volte le cose del paranormale può succedere tutto o non esserci niente. Sento odore di Scarebugs. Cazzo, è una torba quasi, qua è assurdo. È cresciuto un prato. Quindi lato nord abbiamo l'edificio già più bello di Molto spaventoso. Beh, non è piccola, eh. No, no, è bella grande, sono tre edifici praticamente. Jack! Oh, porca puttana! Non Questo è abbastanza inquietante. ci credo! Porca troia! Ma sul serio? Raga, non so voi, ma è blasfemissimo questa cosa, Pesante. porca puttana. Wow, cioè guarda Scusa che. Matteo, ma questa cosa non la. C'era. No, questo non l'ho mai visto. Adesso io non vengo da qualche settimana, ma sta roba non c'era mica. Non è Raga, però assurdo. ma è Cristo o cosa? Penso che forse la Madonna. Lo leviamo? È veramente inquietante. Lo Ci vuole levo? coraggio, eh. Cioè, Sì. uno si è arrampicato qua sulla colonna. Che poi è difficile, non c'è neanche un punto d'appoggio. Questa cosa non mi piace, Jack, Questo per un non c'era, cazzo. però non c'era sta roba, ve lo giuro, non c'era. Dei Questa cosa non mi piace per niente. passi? Passi. Abbiamo visto che qua c'è il Ehi. pane. C'è del pane che non è ammuffito. Questo è molto strano. Fatti sentire, c'è qualcuno, stiamo entrando, stiamo facendo delle foto. Sì? Minchia. Cos'è? È sangue. Raga, ma questa è una cosa del prete, come si chiama? Sì, non la tunica, non so il Non nome so neanche io il nome, preciso. cos'è una tonica Sì, del ma prete. c'è del sangue. Del sangue. Cos'è sta merda anche qua, raga?
Ma qua che cazzo è? Sembra abbiamo fatto... Ma anche la Madonna è più sanguinata. Tipo un rito. Questo è sanguinato. C'è sangue in giro. Guarda, mi sto pigliando male, sentite perché... Guarda sta polvere blu, che strana. Qui c'è del sangue. Qua sembra quasi come se qualcuno si fosse tipo pulito. Dopo che... Esatto. Quanto un fiocco esplosi. Che cazzo? E più che altro che sono impostate in questo modo particolare. Sì, no, sembra quasi da set fotografico, dico, cioè è proprio sì. Qui, capito? Cioè chi l'hanno utilizzato voleva che fosse visto questa cosa. Sì, sì. Anche la maschera all'ingresso proprio palese lì, quella è anche un po' più infrattata, però questa cazzo è proprio messa qua, bam, cioè non la puoi non vedere. Non può essere anche casuale sta cosa. No, no, totalmente. No, perché poi c'è un angelo. Ma scusa, cosa c'è, un numero? Sì. È vero? No, sì, 113 sembra. Però è un'etichetta attaccata alle porte. Forse per vedere se le aprono. Qua c'è compleanni. Sì. Ogni volta che torni noti cose comunque diverse. Tipo compleanni non l'avevo ancora letto. Hai visto anche questa candela particolare? Di Natale? Guarda. Vuoi un po'? Urca, un cimitero di cinici. Sei tu più 2 chili di cacca di gatto. Il mio cactus preferito che vedi è ancora verde. È ancora... Sei tu che lo stai tenendo in vita. È la sua forza di volontà. Dove è candele? C'è una farfalla. Ma eri tu? No. Far cosa? E io ho sentito tutto. Quello di là. Sopra c'è un piano, giusto? Sì, ci sono 2 piani. C'è qualcuno? Raga, cos'è quello? Guarda, è sporco. Raga, cos'è? Merda, no, è sporco. Ma qua ci sono le cose del prete. Sto guardando sta roba del prete. Sì, ma non so se l'ha messo davanti a te, cazzo. Allora, no. No, aspetta, aspetta, c'è qualcuno. Certo, ho sentito qualcuno. Oh, esci fuori. Ehi! Qua c'è ancora della tempera. Fredda. È la tunica. È vero. È piena di cimici. No, raga, ma è orribile, mica come le locuste, le piaghe d'Egitto, cazzo, che si è merda. E qui da un po' di tempo allora si è piena di cimici. Sì, così. Ma è pieno. Hai sentito? Allora, non prenderci per il culo. Lo sapevo quando dovevo venire con voi. No, ti ho... Chi è stato? Raga, impossibile, questo qua, chi è? Minchia, la vetrata di notte è non è colorata, di giorno è tutta colorata, di notte è grigia. È grigia e marrone. Raga, che cazzo è là? Non lo so, è caduto qualcosa qui. È caduto. Non è che è il gatto che è passato ed è scappato. Beh, magari il gatto, è vero. C'è qualcuno qui dentro? Sei vivo o sei morto? No, vabbè, non ci credo, ma che osti. Basta esplorazione di notte, solo di giorno d'ora in poi. Non sono neanche. Queste sono quelle grosse. Sono nuove però, cioè non sono mammufide o cose. Non sono neanche scadute. No. Non so. Penso che non scadano le ostie. Il corpo di Cristo è da 2000 anni che è morto. Il registro delle messe, cioè. No, vabbè. C'è il registro delle messe. Ma poi roba, raga, cioè che è stata usata davvero questa di recente. È vero, bruciata, cavolo. È ancora... Minchia, è umida, guarda la mano. È umida. No. Raga, questi li hanno appena scese qua, hanno fatto qualcosa, raga, di brutto. Di brutto. Anche questo. Ma non ho più dubbi. Come l'hai piegato così sta roba? Abbiamo un nome. Francesco. Francesco, sei tu? Compleanno. Saluta Carluccia Urbex Team 19 ieri. Ieri. Ecco l'ora che è passata sulla tunica. Quindi c'era già la tunica lì. Carluccia, sei stato te? Dici la verità. Carluccia, non possiamo compilare male. Che cazzo hai combinato? Sei stata te?
Adesso gli facciamo più pubblicità a lei, cazzo. Ce n'è un'altra verde. No, quella lì è verde. È la stessa forte con le pile. Qualche sistema elettronico dice a tot iscritti a tot iscritti la regalo, guardate, è nuova, non è stata né aperta né grattata. Sì, è una sim, questa è la skin del telefono proprio. A 100 iscritti, no, a 500 like regalo un numero del telefono team. Questo sarà il vostro numero segreto per fare tutte le cose più losche che non avete mai esatto avuto il coraggio di fare. Grazie ai 500 like che lascerete al video di Joe Urbex sarà tutto possibile. Quindi c'è una voce là in fondo. Sì. Raga, allora sono dentro. Raga, c'è una luce. Sì, adesso si vede. C'è qualcuno. Due, cioè, ci sono, guardate quei due puntini rossi là. Sì. Ci sono due puntini, sembrano due occhi, che cazzo. No, è? Si sta muovendo. C'è una porta accesa. Andiamo a vedere la porta accesa. Per forza. Stiamo qua. No, andiamo a vedere. Andiamo a vederla. Ma andiamo a vedere in stealth oppure andiamo proprio alla brutto? Non lo so, raga, aiutami a fare sentire questa gente. Cioè, perché se gli cosa fai, gli entri in stealth così ti sgamano, gli infarto. È vero. Ti tiro una bastonata, cioè io come reazione ti lancio qualcosa. Sì. Non lo so. Avviciniamoci, diciamo, c'è qualcuno? Andiamo vicino a buio, magari. Questo è molto strano. Non ho mai visto qua luci accese. Ma secondo te possono magari dei ragazzi che tutto qua, forse perché la luce è proprio accesa. Può essere, però vedi, è acceso proprio. Però lì se non sbaglio c'è la mensa, cioè non ha neanche senso. Ma scusa, ma se ci sarà dentro qualcuno? Guarda anche là, c'è un'altra luce. Rossa. Raga, ma sei sicuro che ha abbandonato sto posto? Sì, sì. Scusi, si piano male. Permesso? C'è il computer acceso. Raga, ma lì c'è un'uscita. Qualcuno magari può essere uscito anche da qua. Quella porta. E ha fatto corrente d'aria, ha fatto chiudere la porta. Può essere. Vediamo. Dice che c'è. Vediamo se c'è la luce anche qua. Sono curioso. Dobbiamo trovare gli interruttori della luce. No, la vanno a giocare. Vieni. Oh, si è accesa. Funziona. Raga, uno che abbia fatto un allaccio magari illegale di merda. È vero. Non mi ricordo se avevo provato ad accenderla, però sono sicuro che non c'era un cazzo di acceso. Quello sicuramente. Questo qua potrebbe essere l'altro edificio. Generale quadro. In realtà è giù. Ah, è giù. È vero, è giù. Non è... Allora, guardiamo un attimo qua cosa... Cosa c'è? Parole crociate, cibo per i gatti. Questo non so cosa sia. Cappello. Qua ci sono oggetti vari. Quello che rimane dal... Cioè quello che è rimasto. Qui si cuciva. Oh, raga! C'è qualcuno per forza. Dove sono le scale? No, raga, c'è qualcuno, ragazzi. Raga, porca puttana, vaffanculo. Facciamo via, cazzo. Ehi! Prendi un'arma. Sì. Uno di questi tubi di metallo. È plastica. Quelli. Cos'è quella merda? Che schifo, non ci sono neanche delle armi qua, c'è solo merda. Sì, cazzo. No. Sì, però questo ha chiamato la casa. C'è qualcuno che non è stato qui. Questo non è la mia mano. Un gatto non fa sei rumori. No, era un passo di persone. Ma che correva? Sì, perché erano... Ci stanno scappando.
io non vado su, che cazzo vado su a fare, scusa. Ma non mi sto girando i coglioni, perché siamo dentro da 2 ore. Abbiamo chiesto 1000 volte chi cazzo c'è, chi cazzo non c'è, chi cazzo è. Palesemente si stanno nascondendo, stanno facendo i coglioni. E il vestito da prete, e la maschera del diavolo. Dice qualcuno che fa uno scherzo. Sì, mi sono rotto i coglioni a essere perculato da 4 coglioni. Comunque questo è il motivo per cui non vado mai di notte nei posti abbandonati. Segnatevelo. No, continuo a farlo perché va bene anche continuo a andare di giorno. Non lo so quando ancora non ci siamo decisi a smettere perché mi sono rotto anche i coglioni di una queste situazioni del cazzo. Raga, qua... questo. Adesso andiamo a sopravvivere. Se c'è qualcuno. Questa qua è la scala. Strano cazzo. Lorenzo. C'è qualcuno? Che strani questi fili. Lì c'è una porta aperta, sono usciti da lì. Sicuro. Cos'è? Una maniglia. Tutti i bagni, guarda qua che hanno murato. Solo questa. Assurdo questo, perché? Ma è vero, chissà cosa c'è qua dietro. È ammirata glitchata. Questo è un bug della casa di cura. Totalmente. Cazzo, c'è una porta sospesa nel muro. Là di là? Secondo me sì, ci sarà qualche collegamento. Tipo sul tetto forse, perché ho visto delle tegole là. Perché qua è chiuso. Sì, qua. Quindi non sono. Ecco, già da qua non possono essere passati. Però c'è disordine, quindi secondo me da qualche parte si passa. Sì. Questa? Cazzo di luce rossa. Lavatrici. Questo è il stenditoio comune, raga. Sì. Passato qualcuno giù. Ho visto un'ombra, ve lo giuro. L'hai ancora acceso. Ma non l'avevi spento tu. L'avevi spento forse. Dio c'era qua, adesso non c'è più. Dio c'è. Andiamo nei sotterranei a vedere. Comunque c'è anche l'auditorio. Di notte tutta un'altra cosa. Hai notato? Ci sono tutti questi secchi come per tenere il passaggio libero. È vero. Qui. Tengono le porte aperte. Stacchiamoci un attimo. Occhio, non stiamo sapendo. Ci sono gli armadietti. Sì, ci sono i nomi. L'impiccato, però manca l'impiccato. Ah, lo facevano sul serio l'impiccato. Sì. Mettevano l'amico con la corda. Cosa di carnevale. La pulcinella. Ah, il baracantino. Le stighe. Questo è ancora pieno, figlio, posso andare? Cazzo, è pieno. No, moriamo. No. Nato nel 22 e morto nel 2018. Cazzo, raga, scientissimo. Siamo arrivati al piano superiore. Cazzo. Questo è. Queste sono le camere. Guardate, ci sono una foto. Questa non me la ricordavo. Non mi ricordo neanche il video. No, c'è la foto. Sì. Questo è il signore. Guarda, due ce n'è.
Questo non me ne ricordavo mica. Tristezza. Questo è lì fuori, forse. Sì. È di fuori? Pesante. Ma guarda il giocattolo. Le saponette. Il giocattolo legato da mio nipote. C'è una roba un po' pesante qua. Hai visto? Questo è un buon segno di me. Cioè, questo non va bene un cazzo. No, no, raga. Ma c'è il sangue. Cos'è? Che schifo, sì, c'è del sangue. No, raga, qua è questo è troppo pesante. Raga, gliel'hanno messi tutti davanti a Cristo crocifisso, gliel'hanno messi tutti. Sì, infatti, non l'avevo neanche notato. Proprio sfregio. Questa roba non c'era, quella non era lì. Cioè, qua qualcuno è venuto, non so, qua è successo qualcosa. Riti di introduzione. No. Raga, riti di introduzione. Notavo qua. Cos'è? Altro fango. È vero, è sporco. Non c'è niente dentro, però 36. Merda. Ma scusa, che cazzo è che fa queste cose? Che poi questi delle cavolo erano in giro per tutto il posto. C'è anche quella macchina, c'è sta roba che cola anche qua. Allora, io mi sto picchiando. Cos'è? Ma no, ma c'è quella che è sopra, quindi sono un po' queste. Lì è colata. No, negativo. Allora, in cos'è? Mi ha messa lì così, quella sembrava una persona di ferma. Guarda che c'è un fiore conficcato. Raga, si è chiusa la porta dietro di me. Ve lo giuro. Si è sentito il rumore. Penso di averlo registrato. Si è sentito un rumore. Sì, il rumore si è sentito, è vero. Era quella lì dietro. Guarda che c'è la Madonna nera. Ma qua c'è una brutta pausa, ragazzi. Sembra che più sali nei piani peggio, eh? Ma tipo questo come c'è finito qua? Lo stavo chiedendo. Sto fiore. Non lo so. Allora, ci manca ancora un piano. Adesso io non so se sono io suscettibile, si dice così, perché sono con loro. Comunque, di notte fa tutto un altro effetto. E io sono stato qua 3 settimane fa. Ma non c'era tutto sto schifo, cose blasfeme, casino, sangue, non so, forse qualcuno si è divertito da Halloween, però è comunque un po' strano. Inferiori. Che tristezza. I mobili sembrano quelli. Ah, sì, giù da basso. Non so qualcosa. Mi dispiace. No, guarda. Cos'è? Sembra quella del prete. Che cosa? È lo stesso modo, è lo stesso. Esatto, è lo stesso. Ah, giusto. Ma cos'è che c'è sopra, scusa? La Madonna. Senti che profumo, cazzo. Che c'è qui dentro? C'è una testa della testa della Madonna di Gesù Cristo. Sembra la stessa cosa del prete, cazzo. Sì. La stessa identica. Ma sembra quasi che abbia voluto, cioè, quasi dissimulare un corpo. Il corpo di una madre. Questa è una madre. Sì. E il prete è giù da passo. C'è una madre e un prete. Ma poi c'è un profumo qua dentro. Sì, c'è un profumo. Sì. È questo? Forse è questo qua. Sì. C'è ancora il profumo. È sì, pieno. Che è pieno. Ma raga, ma allora qua fanno, è un rito anche per questo. Sì, sì, è pieno. È un uovo di pacca. C'è un olio o qualcosa per profumare. Sì. Però non riesco a capire come si apre. Perché sembra, vedi che sembra. Sì, sembra già aperto. Sembra aperto ma non esce niente. C'è un uovo di fede. Comunque questo ci dà conferma che chi ha fatto la cosa giù l'ha rifatta sopra, sì. E sono le stesse persone. Dai.
Aspetta un attimo. Fuori via, Jack. Cosa vuoi fare? Figlia questa. C'ho già paura. No, io te lo vuoi mettere? Dai, non credo che si chiede, ma ti sei scomunicato. Io potrei vestirmi da prete e cercare di comunicare con queste persone, con le entità. Ma... no. Tu... non facci caso, è un coglione. È normale. No, sto scherzando. Sei serio? Ma sei scemo. Perché? Ma scusa, ma scusa, ma sti cani, sti sembra il caso, cioè... Mi dissocio. Tanto, cosa... secondo me è una figata. E cosa ti metti? Quella, quella che c'è là per terra, la tunica per terra, metti? Sono tutta per terra. Quella viola nell'altra stanza. Ah, è vero, cioè, mi metto quella. Ah, pure. Non stare zitto. Mi metto, magari c'è anche la tunica, quella tutta bianca sotto. Allora, Lorenzo, io ti dico, è una cazzata. Perché di base, se, cioè, prima di tutto rischi di mancare di rispetto. Non dirò niente per mancare di rispetto. Magari se c'è veramente qualcosa lo prende come un brutto segno, diciamo. Dici? Non lo so. Però Lorenzo, non è una bella cosa. Cioè, così stai giocando col fuoco. Comunque stai indossando cose che sono robe che sono state consacrate. Occhio. Vabbè, ho capito, ma non è che stiamo parlando di robe del demonio. Stiamo parlando di robe di Dio. Magari sono cose che... cioè, non c'è la maledizione di Dio. Allora, voi, se sei tranquillo, ma cosa vuoi fare? Non ho capito. Voglio vestirmi da prete. Per provare a comunicare. E provare a comunicare. Magari si fa sentire, pensa che io sono un prete dove con questa prete faccia di si confessava. E magari queste donne anziane si comunicavano solo col prete perché si confessava. Glielo lasciamo fare. Che stiamo a fare? Cioè, diciamo, un cazzo che vuoi. Va bene, dai, ok. Vediamo che la fregata, dai. Siete sintonizzati. Devo prendere la tunica bianca. No. Chiedo scusa a ogni credente o figura ecclesiastica che vedrà questa cosa. Io sono qua, filmo, ma non partecipo attivamente. Mi dissocio, però voglio vedere come finisce. Vediamo come finisce. Con Lorenz, neanche il nome di una pizzeria. Vabbè, col cappuccio rosso però mi metto. Non lo so. Ti ricordi che era insanguinata sta merda, vero? Sbattila un pochino, ti prego, perché mi viene male per te. Si vede un chilo di polvere sopra. Avete sentito? No. No, lo fa proprio. Lo fa davvero. Sembri tu un rito satanico adesso. Cioè io mi immagino il poverino Teo che vede per la prima volta Lorenz. Così dice. È vescovo già. È diventato vescovo. Oh, che paura. Fa effetto. Poi col cappuccio rosso gli dà qualcosa così in più. Sì, no, ma appunto è che dopo tutto sto tempo per il parlare di preti, situazioni e vederlo così qua dentro, effettivamente è il miglior cosplay del Luca Comics. Come sta? Benissimo, Lorenzo. Non so perché, ma ti dona. Eh? Non so perché, non voglio saperlo, ma ti dona particolarmente. Tu per la messa di domenica. E adesso cosa vuoi fare? E ora che hai fatto sta stronzata? E ora... Non vuoi comunicare, scusami. Comunicarti da qualche parte. Ho sentito una voce già. No, allora... Voglio sdraiarmi sul letto. Di quelli che abbiamo visto prima. Sono di qua. No, allora, trovo che è pesante, dai. Quindi devo sdraiare qua, non c'è un letto, qualcosa? Sì, ci sono lì i letti. Ci sono di quei letti. Dov'è che c'è il letto? Io? Di qua, sì, di qua.
Minchia, le torna del pulpito. Qua è perfetto. Ma sei sicuro che vuole fare sta puttana? Lorenzo. Cosa? Alza il naso. Cosa? È sbattuto. Ma hai sbattuto il naso? No. Perché sei sporco di sangue, scusa? Minchia. Guarda, ti c'è sangue dal naso. Aspetta, stoppo un attimo. C'è sangue dal naso. Ma ti fa male? Ma sei a casa? No. Roba, succedimi, succedimi. Mi hai messo la tonaca che è successo. Raga, se siete... Ah, che cazzo vuol dire? Se vi fa impressione il sangue, raga, mi dico già, si fa un perché per un flotte di sangue. Ma va, cioè, ma che flotte di sangue? Ma che regolette? Va, va. È vero. Va, va, certo, non è sangue. È sangue, ma non ti preoccupare. Dai, facciamo così. Non è normale. Lorenzo, ma ti rendi conto che ti sta succedendo questa cosa appena hai messo su sto cazzo di vestito? Ma sono cazzate, dai. Facciamo così. Vuol dire che qualcosa... Vuol dire che qualcosa deve sta succedendo. Non cagate, ma dai, vuol dire che funziona in qualche modo, no? Dai. Vabbè, se hai parlato di scapito, sei consapevole, cazzi tuoi. Lasciatemi qua da solo. Metti la camera là, io mi sdraio qua per terra e me ne sto al buio. Va bene. Adesso lo lasciamo qua e vediamo cosa succede. Ottimo, comunque pesante. Cioè, qua secondo me è comunque qualcuno che ha fatto qualcosa di qualche bravata, dici, o qualcuno che ha fatto qualcosa di strano. Ma non riesco a capire. Sembra quasi un set, ma allo stesso tempo però la cosa di crocifissi, eccetera. O è stato un set fotografico. Però così tutto a sprazzi, più che altro le cose per terra. Sì, che ci sono poi tracce, cose che non riesco a capire, a ricollegarle. Non riesco neanche a capire se è la stessa persona che ha architettato tutto. Sono tutte cose diverse. O è stato un'unione di persone che man mano che venivano dentro la casa hanno modificato. No? Ho sentito un puttano. Hai sentito? Un mobile che sbatteva, tipo. Non è che gli sta succedendo qualcosa? Lorenz, tutto ok? Lorenz, tutto ok? Sì. Ok. No, perché mi hanno sentito un rumore. No, che è tutto a posto. Lorenz! Dov'è? Lorenz! Porca troia, c'è stato un rumore fortissimo qua, nella stanza. Filmate. Stai filmando? Sì, penso di sì. Minchia! Ecco che cazzo, avevamo sentito prima. Ma fortissimo! Più di uno. Via, andiamo. Togliti sta merda. Lorenzo, non so più come dirtelo. Togliti subito sta cazzo di schifo. Qui c'è addosso. Mi sa che è solo qualche demone. No, dai, raga. Io non ho sentito sto rumore di merda, no? Però per essere mica saltato così vuol dire che era forte. Ma cos'è sto tiro azzurro? Io lo vedo adesso. È qualcuno che è entrato dalla pioggia. Lo so. Andiamoci un po' di qui. Parliamone fuori, usciamo. Stai bene. Perché anche il camino sta... Che cazzo si esce qua? Sto perdendo. Qua. Sì. Andiamo fuori e basta.